Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video della serie sull'impianto del nuovo vigneto di Gamba di Pernice. Oggi siamo all'undicesimo episodio, siamo praticamente arrivati alla fine e vediamo la spolonatura e la scracchiatura al terzo anno di impianto. Queste viti che ho di fronte sono quelle che avevamo potato e legato insieme e adesso andiamo a fare la spolonatura e la scracchiatura. Cosa si intende per spollonatura? Si intende la rimozione di tutti i germogli che crescono dal tronco fino ad una certa altezza prestabilita, andando a togliere appunto tutti questi germogli che per la pianta non servono e vanno anche a compromettere la formazione del nuovo tronco. Siamo al 26 di maggio, siamo leggermente in ritardo, però sono state parecchie piogge, siamo stati un po' rallentati dai lavori. Abbiamo fatto già un passaggio di trinciatura nell'interfila, però guardate quanto è cresciuta già l'erba, e un passaggio anche nel sottofila col decespugliatore, però anche lì l'erba sta di nuovo vegetando bene. Sono caduti oltre 500 mm di pioggia da inizio anno, quindi la situazione è quella che è. Di uva ce n'è tantissima. Già grappoli molto belli, siamo in prefioritura, manca poco alla fioritura. Hanno preso un po' di grandine, purtroppo si vede. Invece c'è qualche bucarello in mezzo alle foglie, ma insomma niente di impossibile da superare, ecco. E faccio vedere la sfollonatura e poi vediamo la scacchiatura. Andiamo a togliere tutti i germogli che crescono sul tronco. Mi aiuto anche. Cioè, mi avvalgo anche dell'aiuto di un paio di forbici qualora i germogli fossero più duri e grossi, tipo questo. Vedete che è quasi grande come il tronco. Non vado a tirarlo via con le mani perché rischierei di portare via pure un pezzo di corteccia del tronco e non va bene. Lo taglio semplicemente così. Da notare che questo aveva un grappolo d'uva, ma non vado a guardare l'uva perché prima dobbiamo pensare allo sviluppo della pianta. Fin dove li vado a togliere? Beh, io ho queste forbici che sono lunghe più o meno 20 centimetri, le appoggio sul primo filo con la punta e fin dove arrivano con il manico vado da lì in giù a togliere tutto. Quindi lascio questo, lascio da qui in su, mentre in basso vado a togliere tutto. Ripeto, anche ciò che ha l'uva, non guardo se c'è l'uva o no. Non mi interessa, devo togliere perché si deve sviluppare il tronco. E poi lascio appunto tutto ciò che stava sopra in circa 20 centimetri. Il prossimo anno, durante la potatura, andrò a prendere questo come capofrutto, questo qui come sperone, taglio lì e la pianta parte per un altro anno. Adesso andiamo a fare la scacchiatura e per scacchiatura intendiamo la rimozione di tutti i germogli doppi. Qui i germogli doppi non ce ne sono, ma per darvi un esempio, se da una gemma dovessero nascere due germogli così ravvicinati, allora uno dei due sarebbe da togliere, che lì in quel caso lì va a togliere la sostanza agli altri germogli e va soprattutto ad aumentare la produzione, cosa che noi non vogliamo, soprattutto il terzo anno, il primo anno di produzione, perché le piante sono ancora deboli. Passiamo a quella dopo, come l'altra, andiamo a togliere tutto ciò che è sotto. Ecco qua. Andiamo fino a qua e via. Io vi ho detto contiamo un'altezza come le forbici, in questo caso non c'è questo, lascio questo qui più in basso, un po' in basso, ma giusto per avere una scorta. Qui i germogli doppi non ce ne sono nemmeno, la gamba di pernice non è come il dolcetto che mette molti germogli doppi e quindi si passa a quella dopo. Questa è un pochino più di vegetazione. Io le taglio quasi tutte con le forbici, così evito di fare dei danni. Controlliamo la misura, si arriva fino a qui. Vedete, appoggiata con la punta sul filo, fino a qua, e da qui in giù si toglie tutto. Una e due. Ripeto, toglierle senza pietà, senza guardare in faccia che abbiano l'uva o meno.
scacchiature, germogli doppi non ce ne sono, e vediamo l'ultimo che è sicuramente un germoglio doppio, l'ho visto. Prendiamo il tronco, e questa è la più vigorosa. È importante fare questa operazione perché il tronco deve svilupparsi correttamente. Appoggiamo le nostre folite forbici, da qui in giù si toglie. Ma quanta uva abbiamo tolto, però non ha senso lasciarne così tanta. Ecco qui, questo qui è un germoglio doppio. Tolgo qualche foglia così potete vederlo. Qui da un'unica gemma sono nati due germogli, entrambi hanno l'uva. Uno dei due va tolto, dobbiamo togliere questo qui che è sempre quello più esterno, ma è quello più interno, togliamo sempre quello più esterno. Qui sono altri due germogli in doppio, e in questo caso sono uno forte e uno debole, togliamo quello più debole. E poi via l'altra vite. Ecco, è un lavoro completato. Come la situazione è molto più libera, la chioma è più arieggiata, e la prossima operazione da fare sarà quella di andare a palizzare, e ci sarà da chiudere queste molle, chiudere i fili in modo che la vegetazione stia compatta e chiusa perpendicolarmente al finale. Bene, grazie a tutti per la visualizzazione, iscrivetevi al canale e con lo sfondo di Calosso vi lascio e ci vediamo al prossimo video.